Ma mi sembra uno degli aspetti molto interessanti è certamente il fatto che alla questa crescita che sarà vigorosa della Silver Economy, a questa crescita dovranno contribuire anche capitali privati che sappiano, diciamo, coniugare la necessaria selettività nelle logiche di investimento ad un approccio etico, soprattutto quando si investe in healthcare, e che possibilmente per le imprese di prodotto in particolare possano avere anche una base internazionale per facilitare lo sviluppo di imprese anche di piccole e medie dimensioni. Noi nello specifico, come iniziativa di investimento, stiamo guardando con grande attenzione al MedTech. Ci sono in Italia molte iniziative di MedTech di piccolo medio taglio, oltre al venture capital però, e che stanno, diciamo, crescendo con grandi tassi di sviluppo. E lo stiamo guardando, in particolare noi stiamo guardando il settore ortopedico, del prodotti di chirurgia ortopedica. Questo è un settore nel quale il nostro contributo con capitali immessi in aziende italiane che possono svilupparsi negli Stati Uniti, sia organicamente che poi attraverso ulteriori acquisizioni, rappresenta certamente un tema di interesse. L'altro tema di interesse, diciamo, che è derivato più non tanto da un fatto nostro specifico, riguarda questo buon mix tra interessi pubblici, interessi privati, quindi capitali privati, e la necessità, ma credo che la sensibilità si stia diffondendo anche di politiche pubbliche che possano consentire anche ai mercati, non soltanto ai mercati di fascia alta, di svilupparsi nei prossimi 5-10 anni.